Partita a reti bianche al Bentegodi, 0-0 tra Verona e Bologna, ma spunti interessanti, ragazzi, perché il Verona ha fatto la partita e tutti si aspettavano che il Bologna facesse la partita. Il Verona con personalità, con il rientro di Hien dietro a francobollato di Giuseppe. Praticamente il Bologna nel primo tempo un solo tiro di Karlsson su cui Monti può fare il miracolo della serata. Verona che va vicino al gol un paio di volte, una in particolare che aveva segnato ma era fuori gioco di Bonazzoli su calcio d'angolo, colpo di testa di Hien. Skoruskyl inchioda lì, arriva Bonazzoli a contendere il pallone, poi la palla rimane lì, Skoruskyl non riesce a prenderla, arriva Hien, mette dentro, ma è fuori gioco di Bonazzoli, ecco. Che dire, su Folorunshow fa una partita totale. Perché lo ci si aspettava lì nel tridente d'attacco, invece fa mediano, fa difensore nel secondo tempo, in una chiusura ha fatto difensore, era nella linea dietro. Poi Doig alla mezz'ora purtroppo deve lasciare il campo dopo un contrasto brutto con fortuito, ma brutto comunque, con De Silvestri, gli rimane la caviglia sotto il corpo di De Silvestri, deve uscire, entra Lazovic che prova a dare continuità alla spinta di Doig, perché nella prima mezz'ora Doig dà applausi, solo che De Silvestri lo contiene. Alla fine 0-0. Giusto, nel secondo tempo Thiago Motta ci prova con i cambi, ma Monti può cala un'altra parata su Karlsson e poi però Ndoye se lo mangia, perché Zerzì gli mette un cioccolatino di tacco sulla palla di Ferguson. Ndoye centrale piano, niente. Il Verona nel secondo tempo poca offensività, perché nonostante entri Juric, Serdar, Suslov, ma attacchi confusi, non veri tiri in porta. Skoruskyl nel secondo tempo praticamente non ha visto la palla. Lucumi all'ultimo dei nazionali del Bologna ad essere rientrato, e oggi ha giocato 92 minuti, 95 minuti. Complimenti. 0-0. Magari dal risultato poteva essere una partita noiosa, ma noiosa non è stata. Ci sono stati tanti spunti, però bravi portieri, bravi le difese. Questa sera bravi le difese. Ragazzi, il Verona si attacca al trenino dei 7 punti, mentre Bologna sale a 5, a meno 1 dall'Atalanta decima. Se Verona vinceva questa partita andava a pari punti col Milan, sarebbe stato deleterio, ma non è successo. Secondo clean sheet per il Verona, primo per il Bologna. E che dire? Buona serata a tutti. Il calcio, la quarta giornata finisce qua. Nel pomeriggio il Torino ha steso la Salernitana per 3-0. Salernitana in crisi. E niente. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Road to 2000 iscritti. E niente, domani c'è la Champions.
Attenzione, attenzione. Iscrivetevi da Ale Bianconero perché domani esce il quarto episodio del Fantacalcio sul suo canale. Qui da me è tutto e niente. A domani con Milan Newcastle. Attenzione, bello. No, con la Lazio che va a Madrid, scusate. Perché Milan gioca alle 18, mi pare. Bella.